Uno spettacolare incidente stradale si è verificato al chilometro 33 della statale 417 Catania-Gela in territorio di Mineo. Lo scontro è avvenuto fra una Peugeot di grossa cilindrata che proveniente da Catania proseguiva in direzione Gela e un mezzo furgonato del tipo Doblò che usciva a marcia indietro dall'accesso di un fondo rurale. L'impatto fra i due mezzi è stato fatale per il conducente del Doblò che al momento dello scontro ha ruotato sull'asse stradale compiendo un movimento semicircolare di 90 gradi per finire poi schiacciato sul guardrail che sostanzialmente ha evitato al mezzo da lavoro di finire nella scarpata sottostante. Bisogna capire se questi fondi privati sono in effetti autorizzati e se questi accessi devono persistere o meno, perché l'incidentalità su strada sulla Catania-Gela è diminuita in maniera notevole. Non lo vogliamo dire che ha superato il 40%, ma possiamo benissimo dire che sia i morti che i feriti, che danni a cose sono leggermente anche corposamente diminuiti. Secondo quanto evidenziato dal comandante della polstrada di Caltagirone, il problema di fondo rimane dunque quello degli accessi rurali che insistono lungo l'asse stradale, circostanza questa che rappresenta una potenziale situazione di pericolo per i veicoli in transito e che meriterebbe quindi una maggiore attenzione da parte degli enti di competenza. Il traffico ha subito rallentamenti nei due sensi di marcia, si è dunque reso indispensabile l'intervento dell'elisoccorso per soccorrere il conducente del Doblò che è stato trasferito al di Catania per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.